Mi servono crediti? FIFA 15 Coin Smile, troverete il link e il codice coupon qui in descrizione, sono veloci, affidabili ed economici. Yep ragazzi, bentornati su Giovi HD Sport, benvenuti nel secondo episodio della serie Aguero 2 Argentina. Nello scorso episodio vi ho chiesto di dirmi tre giocatori argentini da aggiungere alla nostra attuale rosa, che è questa, vabbè, una rosa così, diciamocela tutta. Dunque, mi avete dato tre nomi, vari nomi anzi, io ho preso i tre più votati. Prima di continuare però volevo chiedervi se volete vedere Agüero 87 di overall, vi invito a lasciare almeno 25 mi piace per Agüero 87. E se volete vedere la versione IF di Agüero, che è un 88, vi invito a lasciare almeno 50 mi piace. Dunque ragazzi, non 25, 30 mi piace, almeno 30 mi piace per la versione 87 di Agüero e almeno 50 mi piace per la versione 88 IF di Agüero. Dunque ragazzi, 30 mi piace, 87, 50, 88. Andiamo a fare i nostri tre acquisti. Dunque ragazzi, il primo acquisto è Perotti. Prendiamo questo qui che ha 29 contratti acquistato. Primo acquisto, Perotti. Il secondo acquisto è Dybala, pagato 2.400 crediti. Dybala finisce nella nostra rosa, scusate. Terzo acquisto, Zuculini, centrocampista. Vediamo di prendere qualcuno. Vabbè, questo va bene. E dunque ragazzi, vi invito già a commentare con i prossimi tre nomi di giocatori argento, argentini o argentoni, battutone, per il prossimo episodio. E non dimenticate il mi piace se volete vedere un Agüero 87 oppure un Agüero IF 88. E dunque ora aggiusto e si parte con la prima. Ecco la nuova squadra. Dunque si parte. In questa prima partita incontriamo un Cristiano Ronaldo in prestito, ragazzi, in prestito. Abbiamo giocatori bronzo sconosciuti, difensore centrale, cazzo sei, non li conosco. Comunque non una squadra fortissima, dai. Palla per Agüero. Agüero in area. Si dribbla. Agüero, ancora lui. Agüero, il tiro di Agüero. Subito così si parte. Al terzo minuto con il Kun. Agüero scatenatissimo. Già 1000 crediti, cassaforte. Agüero ci arriva, no? Poi c'è Pereira. Dybala, il tiro di Dybala. Dybala lui. Dybala lui, forte Dybala. Interessante il gol al decimo minuto ragazzi, così subito 2-0, 2-0 easy per Agüero. Il pallonetto di Agüero entra in rete al sedicesimo minuto, doppietta per lui, giocatore veramente forte, è andato in profondità e con un tocco morbido la infila al portiere, 3-0, sedicesimo minuto. Attenzione il tiro di Munoz. Non ti conosco. Un tiro così, ma d'altronde, cosa ci si può fare con un portiere 56, ragazzi? A proposito, consigliatemi assolutissimamente un portiere argento argentino, ragazzi, perché con questo non andiamo avanti. Palla per Agüero. A tu per tu con portiere. Agüero, il tiro! El Kun Agüero, 28esimo, tripletta, ragazzi. Già sono 6K, 6.000 crediti. Grandissimo questo Agüero, forte, l'avversario quitta. E vai così ragazzi, tre gol, sì, tre gol e assist niente, quindi per questa partita sono 6.000 crediti ragazzi, 6.000 crediti, very very good, very very good. Continuiamo, continuiamo. Prossimo avversario abbiamo, questa squadra, ho preso, chi è? Vedimo? Vedimo in prestito, poi abbiamo Long in attacco con Pepe e gli altri, quel difensore centrale argentino, non conosco, non so chi sia, comunque anche questo non è alquanto difficile. Purtroppo ragazzi, l'audio da questo momento in poi è risultato rovinato e dunque non vi porterò l'audio in live da questo punto in poi. Comunque segna Dybala dopo un'azione che ha portato al gol, grazie anche ad Agüero, che si è liberato, poi in qualche modo Dybala l'è riuscita a riprendere. Comunque vi stavo dicendo, non sarà più in live da questo momento in poi perché non so perché,
ma mi ha rovinato l'audio, io avevo registrato in live, non sarà possibile seguirlo in live. Comunque, questa dovrebbe essere la seconda partita, se non erro sì, e c'è questo rigore nel quale il portiere si mette a fare questo suo balletto, tiki-taka, tiki-taka, il tiki-taka, opla, 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 bio, bla, 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 bla. Va bene, comunque sono ritardato, sì, lo so, scusate. Comunque, il tiro, la parata! Cazzo che parata! Stavo esultando? No, perché comunque sapevo di vincere, perché ho visto che il mio avversario non giocava bene. Infatti Agüero segna il suo primo gol in questa partita, al 50° minuto, ragazzi. E finisce così con Dybala migliore in campo, Agüero fa un gol. Vinciamo anche il titolo della divisione 10, quindi altri crediti, crediti, crediti a gogo. Un gol solo per Agüero e nessun assist. Ah, è anche un assist, un gol e un assist, quindi 1500 crediti per questa partita. Piace ancora di non portarmi in live queste altre partite. Mi dispiace davvero, perché comunque è più bello in live. Se non è in diretta la partita, commentato con un commentary in diretta, non è proprio bello. Mi scuso già per questa mancanza, non perché non l'abbia registrato in live, ma perché l'audio è risultato rovinato e non volevo portarvi un audio rovinato, ho preferito farvi questo commentary in seguito. Agüero nella terza partita segna al 20° minuto con un'azione veramente bella, con dribbling, vabbè, comunque l'avversario si buttava sempre a terra, quindi non era proprio difficile segnare, così come non è stato difficile segnare dopo 2 minuti per Pereira, che mette a segno un mancino piattone, poi l'avversario mette in pausa e quitta. Questo è il secondo, la prima partita ha quittato, la seconda ha quittato. Agüero ha fatto un gol e basta, quindi altri 1000 crediti in totale, dovrebbero essere 8500 crediti, che vedremo nella prossima partita, nel prossimo episodio, scusate. Vedremo insieme nel prossimo episodio. Dovrebbero essere un totale di 21.000 crediti circa. Quindi consigliatemi ancora una volta 3 giocatori argento argentini. Però almeno consigliatemi un portiere argento argentino. Così tolgo quel portiere che, nonostante mi abbia pari di rigore, rimane comunque un po' scarsino. Anzi, un po' troppo forse. Dunque, vi ricordo di arrivare almeno a 30 mi piace per vedere il prossimo episodio con Agüero, 87 di overall, di rating, oppure oppure se arriviamo almeno a 50 mi piace entro la prossima settimana che pubblicherò il prossimo video, metterò Agüero 88, che è la sua versione IF upgradata. Dunque ragazzi, non dimenticatevi il mi piace, iscrivetevi al canale, qui è JoeySport, vi saluta, vi ringrazia e si scusa per questa mancanza di audio non in live. Dunque ragazzi, spero mi continuate a seguire, qui è JoeySport, vi saluta e vi ringrazia.